piccola eccellenza di DJ Marina, una realtà affermata che opera sul territorio al fine di valorizzare i giovani senza sottovalutare l'aspetto sociale e ludico. Stiamo parlando di Mondo Calcio Bellaria DJ Marina, un progetto fondato nel 2008 ad opera del presidente della Cibellaria Sauro Nicolini, che poi nel 2012 propenderà per altre strade. Piero Sarti, patron dell'IGEA Marina, e Tonino Bernardini, presidente della Dinamo Calcio. Un ambiente sano al quale collaborano diverse persone che, con passione, si adoperano per fornire un servizio completo, trasmettere valori positivi e indirizzare i ragazzi verso il calcio, un'unità di intenti condivisi con la comunità cittadina. Un impianto notevole, comprensivo di 4 campi in erba naturale e uno in sintetico, più la possibilità di usufruire della struttura al coperto presso la valletta, senza dimenticare la palestra che da novembre a marzo è disponibile per la scuola calcio. Chicca la tenso struttura, dove nel periodo primaverile le mamme che accompagnano i loro bimbi svolgono attività di fitness in collaborazione con Monia Gasperoni e le istruttrici della palestra futura. A dirigere le fila il presidente Piero Sarti, coadiuvato dal coordinatore Walter Vincenzi, il direttore sportivo Aldo Righini e la responsabile amministrativa Michele Sarti. Ben 350 tesserati per un ampio ventaglio di categorie ed educatori. La Juniores è guidata da Guido Semprini e Nicola Gavagnin. Gli allievi sono diretti da Andrea Gavagnin e Luca Belletti. I giovanissimi 2001 sono in mano a Matteo D'Agostino e Luca Belletti, mentre i giovanissimi 2002 vanno a Massimiliano Socci e Raffaele Tomei. Scendendo nelle categorie 2003-2004, mister Giancarlo Santolini e Guido Semprini. Per il 2005 Alessandro Scardovi e Ilario Tosi, mentre la categoria 2006 è gestita da Matteo D'Agostino, Stefano Zammarchi e Valerio Scirocco. Per i piccoli dai 2005 ai 2007, che contano ben 115 unità, troviamo Lucio Della Motta, Jacopo Rossi e Mattia Calbucci, mentre per la scuola calcio Valentina e Francesca Bianchi, assieme a Mauro Casadei. Preparatore dei portieri è Jacopo Rossi. È proprio di questi giorni la notizia che Samuele Meluzzi, classe 2001, è stato ufficialmente trasferito al Carpi FC, dove si unirà con i giovanissimi nazionali per la serie Piccoli Calciatori Crescono. E crescono anche le iniziative a Mondo Calcio, si rinnova infatti l'appuntamento nel periodo pasquale con il torneo Daniele Pecci, rivolto alle categorie giovanissimi 2002, al quale prendono parte società professionistiche. Da non dimenticare il Memorial Matteo Bianchi il 28-29 primo maggio per i Pulcini 2006, nel quale 20 squadre professionistiche non partecipano a titolo gratuito. Umiltà e lavoro, qui a Mondo Calcio anche in estate non ci si ferma, si prosegue infatti con il camp tra escursioni, multisport e per chi vuole qualche ora dedicata ai compiti per le vacanze. Mondo Calcio, progettare una strada per percorrerla assieme. Buona stagione sportiva da noi di Calcio di Rigore. Matteo D'Agostino, siamo qui all'IGEA Marina, uno splendido settore giovanile, tu in veste di mister. Sì, grazie innanzitutto della presentazione, benvenuti a voi. Sì, diciamo che è uno spettacolo vedere questi ragazzi allenarsi. Io ormai faccio parte di questa famiglia da 10 anni e sono stato anche responsabile della scuola calcio. Adesso alleno 2 squadre, i giovanissimi 2001 e i Pulcini 2006. Diciamo che devo indossare 2 maschere diverse ogni volta che alleno un gruppo piuttosto che un altro, perché servono delle competenze, delle caratteristiche diverse a seconda del gruppo che ci troviamo davanti. E abbiamo una funzione difficile ma bellissima allo stesso tempo, perché l'obiettivo nostro è di valorizzare sia quei ragazzi che dimostrano di avere delle competenze, delle qualità, ma portare avanti tutti i bambini e i ragazzi a prescindere dalle loro qualità, quindi una funzione anche sociale se vogliamo. E siamo soddisfatti perché vediamo che il numero cresce, quindi vuol dire che le famiglie sono contente, i bambini si divertono e otteniamo anche qualche risultato da quegli elementi che intendono provare a fare una carriera di tipo calcistico. Alcuni sono andati a Cesena, a Rimini, l'ultimo che ho avuto la fortuna di allenare un paio d'anni adesso è a Carpi, a fare giovanissimi nazionali, un 2001, e quindi non possiamo che essere soddisfatti, non molliamo, continuiamo ad aggiornarci, a studiare, per essere sempre più competenti verso i nostri ragazzi e le famiglie che ci affidano a noi. Ecco, quali sono le caratteristiche per essere un buon allenatore a tuo avviso?
Allora, siamo innanzitutto degli educatori, prima che istruttori, perché dobbiamo trasmettere tante cose a questi bambini. Quindi serve essere un po' psicologi e conoscere le caratteristiche che hanno i bambini in tutte le età che andiamo ad affrontare. Dobbiamo essere degli animatori, perché devi fare divertire quelli che non hanno magari ottime qualità fin da subito, ma devi comunque motivarli e portarli avanti perché si divertono. E poi dobbiamo essere anche competenti, cioè conoscere il ruolo che abbiamo e quello che dobbiamo trasmettere ai ragazzi anche da un punto di vista tecnico piuttosto che fisico o tattico. Qui parlo delle categorie da giovanissimi in su. Quindi è una funzione trasversale ma bellissima, quindi io ho la fortuna di aver studiato scienze motorie e poi ho fatto il patentino UEFA e quindi ma non smetto di aggiornarmi, perché mai guai fermarci. Fondamentale quello, sempre. Senti, che percentuale dai invece a quando vedi magari un ragazzino giocare, a talento, passione, ma anche proprio capacità di saper giocare a calcio? Ma non c'è una percentuale, anche perché è possibile vedere un ragazzino a 9-10 anni avere delle doti stratosferiche e poi, fra virgolette, perdersi negli anni perché per tanti motivi. Oppure vedere anche un ragazzino che incontra delle difficoltà a quell'età e poi verso i 13-14 anni emerge. Quindi dare giudizi affrettati è rischioso e può essere penalizzante verso i bambini stessi. Ritengo personalmente che l'età giusta per verificare un ragazzino sia verso la fine delle scuole medie, quindi verso i 12-13 anni si può azzardare un giudizio, ma anche lì i margini di crescita ci sono ancora. Non ultimo appunto il nostro ragazzo del 2001 ha finito la terza media, è andato a Carpi in un settore professionistico di prima qualità, quindi... Ottimo, direi. Il ruolo invece che può rivestire un genitore, si parlava prima insomma del vostro, quello degli allenatori che sono anche educatori, per quanto riguarda invece i genitori rapportati appunto all'attività calcistica del bambino? Con i genitori c'è un impegno parallelo a quello con i ragazzi. Noi fin dall'inizio instauriamo un rapporto di tipo collaborativo, con delle riunioni mirate al raggiungimento degli obiettivi che poi andiamo ad affrontare con i ragazzi. Quindi chiediamo comprensione verso lo staff tecnico che viene istituito dalla società, che è sempre di primo ordine, e poi di non mettere troppa ansia e trasmettere troppa competizione nei ragazzi, che può essere controproducente. Quindi diciamo di lasciar lavorare in pace e di collaborare a casa, cercando di chiedere magari se si sono divertiti, se si trovano bene con gli allenatori, se e quali problemi possono incontrare, di affrontarli insieme alla società. Però diciamo che fortunatamente, grazie forse a questo lavoro che facciamo con i genitori, i problemi sono pochissimi, e quindi per i ragazzi è determinante questo, per affrontare lo sport come va vissuto in maniera il più serena possibile e per non andare incontro all'abbandono precoce, che poi è controproducente per la società in generale. Certo, che è poi uno dei problemi più frequenti che si riscontrano nelle attività sportive, specie nei settori giovanili e delle varie attività. Mister, grazie intanto per essere stato con noi e in bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi, arrivederci. Massimiliano Socci, allenatore, quest'anno sei arrivato qui a Lettina. Allora, la prima domanda subito: come ti trovi in questo ambiente? Beh, mi trovo veramente molto bene, è un ambiente dove, come potete vedere, si può lavorare in pace, abbiamo una bella struttura, i ragazzi seguono e quindi tutto bene. Quali sono le categorie, qual è la categoria che segui più da vicino? Allora, la categoria che seguo più da vicino sono i giovanissimi primo anno, 2002, con cui facciamo il campionato interprovinciale. Perfetto, trattando invece proprio nella parte, diciamo così, tecnica, quali sono gli esercizi più adatti per far svolgere appunto ai bambini in questa fase? Certo, io penso che nel calcio non ci sia niente di sbagliato, è tutto giusto. Quello che faccio fare io è della gran tecnica, con delle situazioni di gioco di numeri ridotti, 2 contro 2, 3 contro 2, ma soprattutto della tecnica proprio analitica e propedeutica al passaggio e alla ricezione della palla. Massimiliano, che percentuale ricopre il divertimento in questa categoria? Allora, il divertimento ricopre il 100%. In tutte le categorie. Poi c'è anche una componente di impegno e di sacrificio che diventa sempre più importante con l'aumento dell'età dei ragazzi.
Qual è la frase che ripeti più spesso ai tuoi ragazzi? Attacca la palla, non difendere la porta. E ti ascoltano? Mi stanno iniziando ad ascoltare, l'inizio è stata dura. Bene, quindi piano piano inizierò anche ad assimilare quelli che sono un po' i tuoi insegnamenti, no Massimiliano? Sì, sì, soprattutto sono ragazzi educati, quindi siamo contenti così. Ecco, il fattore disciplina quanto conta Massimiliano? È tutto, cioè la disciplina nel senso il saper stare in mezzo agli altri, saper stare alle regole, poi ci divertiamo, diciamo le nostre cose, le nostre sciocchezze, le nostre però quando è ora di lavorare, di stare seri, sono molto bravi e lo fanno. Perfetto Massimiliano, grazie per essere stato con noi e anche a te in bocca al lupo per questa stagione. Grazie, grazie mille. Allora Giancarlo, siamo qui al Liceo Marina, sappiamo che segui gli esordienti, raccontaci un po' di questa avventura con i tuoi ragazzi. Ah niente, la categoria è una categoria che c'è molto da lavorare, questo gruppo qui ha avuto un qualche problemino, però adesso vediamo di lavorare nel miglior modo possibile, stanno crescendo piano piano, ci vuole tanta pazienza perché è un'annata un po' così, però cerchiamo di fare del nostro meglio logicamente. Che tipo di campionato affrontate? Gli esordienti a 11 giochiamo, se ancora l'arbitro non c'è, perché insomma ci si arbitra un attimino da sole ancora, una categoria fair play diciamo così. Ecco. Senti, come cambia diciamo allenarsi su un campo che è in erba naturale piuttosto che come nel vostro caso in erba sintetica? Cambia molto perché sull'erba sintetica c'è modo di lavorare sotto l'aspetto tecnico in modo ottimale rispetto magari dove il pallone può avere dei rimbalzi un attimino non proprio regolari come appunto nel campo in erba sintetica sicuramente. Ecco, una fortuna anche per voi mister. Sicuramente sì, senz'altro. Che clima si respira qui a Egea Marina? Il clima che si respira qui è ottimale, molto familiare, si lavora tranquilli, perciò penso che sia il modo migliore anche per i ragazzi per una crescita maggiore, insomma. Ecco, i tre invece must, diciamo così, del mister, tre proprio cose che non devono assolutamente mancare nei suoi piccoli giocatori. Nei giocatori ha detto? Sì. Ah niente, sicuramente noi cerchiamo di fargli capire ai ragazzi che col lavoro, con la professionalità, poi dopo si riesce a raggiungere anche gli obiettivi sotto l'aspetto calcistico. Prima bisogna capire certe cose, insomma, sicuramente. Quindi partiamo dalle basi per poi crescere. Sì, sicuramente sì. Cerchiamo di fargli capire appunto ai ragazzi di avere un comportamento ottimale, professionale, per poi poter riuscire a fare anche un lavoro migliore sul campo, sicuramente. Poi anche quando si vanno ad affrontare le partite il comportamento è importante. Certo. Noi cerchiamo di fargli capire prima di tutto che il comportamento è alla base di tutto insomma. Perfetto. Mister, anche lei in bocca al lupo per questa stagione. Crepi il lupo altrettanto, grazie. Grazie a lei. Mister, ben trovato. Cominciamo a parlare del vivaio dell'Egea Marina. Intanto quali sono le categorie che segue? Dunque, io seguo tre categorie, esordienti 2003-2004, juniores regionale e anche la prima squadra. Dunque, il bacino che abbiamo è abbastanza grande, elevato, abbiamo sui 350 bambini, mi sembra, adesso non so il numero preciso, però chiaramente noi siamo una società che fa, cioè, prende tutti i bambini, poi piano piano la selezione viene naturalmente, e fino alla categoria esordienti facciamo giocare più o meno tutti i bambini, senza nessun problema. E non guardiamo troppo al risultato, cerchiamo di far crescere i ragazzi da un punto di vista personale, di crescita caratteriale, formativa, e cerchiamo di lavorare su questo. Poi chiaramente i giocatori si formeranno piano piano se hanno delle qualità, cioè noi cerchiamo di dargli molto sia dal punto di vista tecnico che appunto comportamentale della formazione della persona, però poi se riusciremo a trovare qualche giocatore lo troveremo strada facendo se ha delle qualità. Particolare attenzione alla categoria junior, spesso mister sono gli stessi giocatori che poi vanno a completare quella che è la rosa della prima squadra. Esatto, infatti cioè, il mio lavoro principalmente è questo, io sono come tipo di allenatore sono un ragazzo che cerca di insegnare calcio, insegnare ai ragazzi a stare in campo, a migliorare dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico.
Il risultato sì, mi piace conseguirlo, ma cerco anche di far giocare bene la mia squadra e possibilmente, se si può, cerchiamo di spingere qualche ragazzo della nostra juniores anche verso la prima squadra. Già ci è capitato domenica, poi purtroppo un ragazzo ha fatto gol e si è fatto anche male. Questo è un peccato, perché abbiamo perso una buona pedina, però sicuramente il gruppo che ho è una squadra molto più, cioè giochiamo con praticamente il 75% della mia squadra è composta da allievi 99, che quindi sarebbero più piccoli, giochiamo sotto età, però stiamo crescendo, la squadra si sta comportando bene, nonostante abbiamo avuto qualche difficoltà, insomma ci siamo ripresi molto bene ultimamente. Con mister le chiedo che ruolo ha secondo lei il talento all'interno della crescita e della carriera poi di un bambino? Ma per quanto mi riguarda, io penso che io ho giocato a calcio, io già quando avevo 8-9 anni mi vedevo molto propenso al calcio, e al giorno d'oggi queste cose nei bambini si vedono molto più raramente, soprattutto nella nostra realtà, e penso che il talento intrinseco a una persona, cioè uno che ce l'ha dentro, sia la cosa fondamentale. Poi chiaramente se uno ha del talento si può migliorare sempre, però è la cosa fondamentale secondo me. Senza talento è molto difficile riuscire a trovare dei giocatori, insomma. Certo. In chiusura, mister, le chiedo qual è il rapporto invece fra voi allenatori? Ma noi qua tutto bene, direi, nessun problema, abbiamo molto bene, abbastanza tutti d'accordo, sono senza particolari problemi, siamo molto un ambiente molto sereno, molto tranquillo, dove si lavora bene. Ecco, vi vedete per scambiarvi un po' le informazioni, quindi... Esatto, sì, facciamo dei confronti, ci proponiamo magari anche dei tipi di lavoro diversi, ovviamente ogni allenatore ha le sue particolarità, e cerchiamo di confrontarci su queste cose, e anche dal punto di vista della, come posso dire, dell'organizzazione generale, anche sull'aspetto comportamentale dei ragazzi e via dicendo, diciamo. Perfetto, mister, allora anche a lei un augurio per questa nuova stagione calcistica. Grazie, molto gentile Veronica, la saluto, ciao. Grazie. Siamo in compagnia di Righini qui a Mondo Calcio, una bellissima realtà per la città di Igea Marina. Come nasce questo progetto? Bisogna andare indietro negli anni. Questo nasce nel 2008, volontà di tutti i responsabili delle società di settore giovanile di Bellaregia Marina, nasce questo progetto denominato Mondo Calcio. Noi l'abbiamo sempre denominata una fusione moderna, cioè non una semplice fusione da società, ma un progetto che conteneva queste società, che erano poi la Cibellaregia Marina, l'Igea Marina e la Dinamo Calcio. Nacque con un grande entusiasmo da parte di tutte le realtà, di tutti i responsabili, nonché, quindi il presidente Sauro Nicolini della Cibellaria, il presidente Piero Sarti e il presidente Tonino Bernardini. L'entusiasmo era sicuramente a livelli importanti, contavamo con l'inizio di questo progetto 470 ragazzini che facevano parte di questo progetto, era sviluppato su due settori, dove a quel tempo la Cibellaria aveva anche il professionismo, quindi potevamo allestire sia squadre che partecipavano a campionati professionistici e squadre che partecipavano a campionati dilettanti, quindi tutti i ragazzini potevano avere la loro crescita naturale a secondo del livello, del valore che avevano, che potevano ottenere poi con i vari step che c'erano nella nostra società. Ecco, una evoluzione anche per quanto riguarda Mondo Calcio, che oggi giunge a quanti bambini e una realtà importante calcisticamente parlando che coinvolge anche le famiglie. Sì, chiaramente diciamo che è stato un processo che si è fermato troppo presto, perché doveva dare risultati molto più importanti per quello che era l'intento di coloro che ne avevano fatto nascere, dato vita a questo grande progetto. Purtroppo 3 anni fa si è interrotto, Mondo Calcio c'è ancora, però la Cibellaria non ne fa più parte, e le due società invece che fanno parte di questo progetto sono rimaste Igea Marina e Dinamo Calcio. Chiaramente siamo un po' dispiaciuti, perché la nostra volontà era quella di poter stare tutti insieme, perché potevamo veramente creare una cosa veramente importante.
Attualmente noi continuiamo, i numeri sono ancora molto importanti perché contiamo oggi ancora 330 tesserati, uno staff tecnico importante con diversi allenatori qualificati, ma soprattutto la nostra società ha creato le basi per il futuro, perché anche in questo momento difficile economicamente parlando riusciamo a ottemperare tutti gli impegni e non da oggi, dal 2008 a oggi, e quindi penso che sia una realtà importante e noi ne siamo fieri di questo. Ecco, chi fa parte della società, quali sono le categorie e gli staff che ne fanno parte? Allora, noi contiamo dalla scuola calcio, diciamo, sono i primi calci, sono le categorie 2010, 2009, 2008, sono i bimbi più piccoli, sono i più belli, sono seguiti da due ragazze che già fanno parte del nostro staff da diversi anni, e operano sia sul campo di Gea Marina, quindi sullo stadio principale, perché diamo la possibilità ai bimbi più piccoli di utilizzare le strutture più migliori che abbiamo. Poi nel periodo invernale li portiamo nella struttura coperta all'impianto della Valletta, dei Laghi La Valletta, dove svolgono attività nel periodo invernale. Poi salendo abbiamo veramente dei numeri importanti, perché contiamo sulle tre categorie Pulcini 2007, 2006, 2005 circa 115 ragazzini, quindi seguiti da 9 tecnici, sono tre tecnici di primo livello con aiuti, che sono ragazzi che hanno o intrapreso il percorso di scienze motorie o ragazzi che si avvicinano per imparare poi la carriera dell'allenatore. E poi passiamo agli esordienti, è una squadra esordienti 2003-2004, ecco, qui è forse dove abbiamo una carenza, perché abbiamo avuto due gruppi che sono un pochino, hanno avuto qualche problemino, perché qualche ragazzino ha deciso anche di cambiare la società, giustamente sono bimbi e gli va dato la possibilità a tutti, ecco, chiaramente lì è dove abbiamo più qualche problema, che stiamo mettendo a posto con i nostri due tecnici Santolini Giancarlo e Guido Semprini, che sono molto preparati e stanno già facendo un bellissimo lavoro. Poi salendo passiamo coi più grandini, le squadre diciamo a 11, dove ecco lì cominciamo a guardare un attimino più anche entriamo proprio più sempre nel settore calcio, no? Perché fino agli esordienti i ragazzini devono avere tutti la possibilità di esprimersi. Passando ai giovanissimi cominciamo a dare un'occhiata maggiore, sempre senza dare molto peso, cerchiamo di seguirli tutti insieme. I 2002 e 2001, che sono le due squadre giovanissime seguite da Massimiliano Soci e da Matteo D'Agostino. Poi passiamo agli allievi, che sono seguiti da Andrea Gavagnin, che ha una discreta squadra. Chiaramente noi dagli allievi cominciamo a lavorare sotto categoria, vuol dire che partecipiamo a campionati dove affrontiamo squadre anche di 99, noi abbiamo una squadra interamente di 2000, ma ci stiamo comportando egregiamente sotto inter, nonostante abbiamo un anno in meno rispetto a tutte le altre squadre. Poi passiamo alla squadra juniores, che è l'ultima squadra, la squadra che è vicina anche alla prima squadra, composta da quasi tutti i ragazzi del 99 con qualche 98, e anche lì lavoriamo sotto età, abbiamo qualche difficoltà ma ci stiamo ben comportando lo stesso, e diversi di questi ragazzini sono già hanno fatto qualche apparizione anche in prima squadra, sia nel precampionato che in Coppa Emilia. Ecco, in qualità di direttore sportivo qual è la perla che si sente di raccontare? Allora, sicuramente quest'anno è stato un anno importante anche sotto quell'aspetto, perché un ragazzino del 2001, Samuele Meluzzi, ha avuto un percorso importante, è riuscito a coronare un sogno, no? I ragazzini hanno anche i sogni, è stato richiesto da una società di Serie A, che è il Carpi, e da quest'anno ne fa parte nei giovanissimi nazionali, anche con un buon profitto, e quindi siamo molto contenti per Samuele e anche per Mondo Calcio, perché poi abbiamo diversi ragazzini che sono stati anche, sono approdati in società professionistiche, vedi Mina Capilli, Fusi, che in questo momento partecipano al campionato allievi nazionali con il Sant'Arcangelo. Quindi abbiamo diversi ragazzini, qualcuno è andato a Bellaria perché ha sentito il bisogno di fare anche campionati, magari la juniores nazionale un pochino più importanti, e noi abbiamo dato
ha senso, perché ci sembra giusto non interrompere ai ragazzi anche qualche loro desiderio, insomma i desideri che hanno. Ecco, una struttura più grande di quello che potrebbe essere la prima categoria, una struttura che al suo interno ospita campi in sintetico, campi in erba naturale e anche una tensostruttura struttura dove so che avete un'attività supplementare, ma bellissima direi. Sì, infatti quella è, diciamo, è partita l'anno scorso come un inizio per vedere se dava niente, nel periodo primaverile contiamo di riproporla quando i ragazzini della scuola calcio usciranno dalla struttura coperta, che li trasferiremo di nuovo sul campo centrale qui di Gia Marina. Abbiamo una tensa struttura adiacente che ci permetterà di dare la possibilità alle mamme di, nell'oretta che i ragazzini fanno l'attività, di usufruire insomma, insieme alla palestra futura di Bellaria, daremo la possibilità alle mamme di danzare, fare zumba, fare attività motoria, che ho visto che l'anno scorso è andata molto bene, quest'anno siamo convinti di riproporla dalla prossima primavera. E allora ci lasciamo con un saluto e anche una domanda finale: perché scegliere Mondo Calcio? Ma in società ce ne sono tante, chiaramente noi Mondo Calcio siamo affezionati e siamo convinti che il percorso che è iniziato nel 2008 era quello giusto. Chiaramente, come dicevo all'inizio, non sono contento, perché chiaramente io nasco a Bellaria e nasco come allenatore, come dirigente, come responsabile del settore giovanile, e il mio cuore è rimasto un po' anche là, chiaramente. Però per poter fare dei matrimoni che funzionano bisogna essere in due, quindi penso che chiaramente le colpe ci sono un po' di qua e un po' di là, però chiaramente quello che ha messo in campo Mondo Calcio secondo me era la strada giusta. Bene, allora un grosso in bocca al lupo per questa stagione e diciamolo insieme: forza Mondo Calcio. Grazie e un saluto a tutti i telespettatori. Walter Vincenzi, coordinatore di Mondo Calcio, qui a Egea Marina si parla di calcio, e che calcio, quanti bambini avete qui all'interno della vostra società? Abbiamo 330 iscritti e contiamo sempre di aumentarli. E stiamo lavorando nella maniera più trasparente possibile, cercando di far crescere questi ragazzi sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista anche morale, cercando di dare anche a loro un'ottima educazione, aiutati dai tecnici che sono ben preparati. E portiamo avanti questo discorso con grande orgoglio, e abbiamo visto che i primi risultati li abbiamo ottenuti. Ecco Walter, so che organizzate tante manifestazioni extracalcistiche, non per ultimo il torneo PEC, vogliamo parlarne? Sì, parliamo del torneo. Il torneo PEC praticamente è un torneo che la nostra amministrazione comunale, quindi il comune di Bellaria e Gia Marina, assieme a Verde Blu, organizza ormai da 35 anni, quest'anno è la 35esima edizione. E praticamente come braccio operativo per quanto riguarda l'organizzazione tecnica e logistica si avvalgono della nostra organizzazione di Mondo Calcio già da diversi anni. E siamo riusciti con questa organizzazione ben rodata a portarlo dalle 8 squadre iniziali a 16 squadre. Sono tutte squadre professionistiche importanti, Juventus, Atalanta, Roma e tante altre realtà dei settori giovanili più importanti d'Italia. Ecco. E quest'anno non voglio anticipare niente per quelle che saranno le squadre partecipanti, perché voglio che prima concordarmi un po' con l'amministrazione, però ritorneremo a fare l'internazionale, abbiamo qualche squadra professionistica internazionale. Ecco, in che periodo si svolgerà? È sempre il periodo pasquale, quindi approfittiamo delle vacanze pasquali dei ragazzi, perché sono ragazzi 14 anni, per cui non devono tralasciare quello che è il loro percorso scolastico. E durante le vacanze scolastiche, quindi di Pasqua, organizziamo questo torneo assieme appunto all'amministrazione. Ecco, attività che proseguono anche nel periodo estivo, Walter? Ma per quanto riguarda il periodo estivo, al termine diciamo di quelli che sono tutti i tornei di fine stagione, abbiamo un camp estivo che dura
tutta la stagione in pratica, perché finisce alle soglie dell'inizio delle scuole, insomma. E anche così praticamente serve molto alle famiglie del nostro comune, che praticamente vede impegnati i genitori nelle attività turistiche e di conseguenza i ragazzi non vengono lasciati all'abbandono, diciamo, ecco. Certo, quindi l'attività prosegue a 360 gradi tutto l'anno. Certo, certo, noi andiamo avanti con grande orgoglio e proseguiamo con questa squadra, con questa strada che sicuramente ci dà le grosse soddisfazioni. E i riconoscimenti sono tanti, perché nonostante tutte le difficoltà che si sono verificate all'interno del nostro comune nell'ambito sportivo, non ci abbandonano, i genitori vedono come lavoriamo con la trasparenza, con i nostri alti valori morali, e per questo siamo contenti, ecco. E allora, Walter, diciamolo insieme: forza Mondo Calcio. Forza Mondo Calcio. Grazie, Walter. Grazie a voi. Allora, sono in compagnia del patron di Mondo Calcio, Gia Marina, ben trovato. Un ruolo importante per una società e per una realtà calcistica importante, Presidente. Insomma, è una cosa grossa, anche se devo dire la verità, non sono troppo contento, perché a me piacerebbe... E non ci sono riuscito. Questa è la seconda volta che a Bellaria Marina ci siamo messi assieme per poter fare certe cose per i nostri ragazzi del posto. È la seconda volta che ci batto la testa, perché non ci riesco, non ci siamo riusciti. Ma dispiace tanto, dispiace, perché il discorso che Ligea Marina aveva messo sul piatto, la Dinamo aveva messo sul piatto, Bellaria aveva messo sul piatto, poi non esserci riusciti è un danno per il nostro paese. E veramente è la seconda volta che ci batto la testa, ci perdo la faccia, sia io che Tonino Bernardini. E non è una cosa bella per il nostro paese, perché l'unione fa la forza. Fa crescere i giovani, fa crescere i bambini, le famiglie, sono tante le cose. Io sono qui da 35 anni e siamo partiti con un gruppo di ragazzi che abbiamo queste strutture qua, le abbiamo quasi conservate noi e fatte noi, con l'aiuto dell'amministrazione comunale, però non ci siamo ancora riusciti a fare... I progetti che avevamo in testa non li abbiamo ancora esauditi, e alla società di Gia Marina proprio non gli va bene, non gli va bene a Tonino, però purtroppo è così, ci sono molte teste, molta gente che ha delle sue idee e noi abbiamo le nostre, però continuiamo ad andare avanti e facciamo il possibile per portarle fino al termine. E come dicevano i miei dirigenti che hanno detto prima, si sa tutto di quello che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, io so, Presidente, che lei ha una struttura molto bella, accogliente, e in particolar modo quel campo da calcio che le ha un po' così preso il cuore, diciamo. Quella lì è stata la prima cosa che è venuta fuori, perché da di lì siamo partiti veramente con il badile nelle mani, noi proprio. Parlavo prima di 35 anni, non sono due giorni, e purtroppo il mio posto non lo può prendere nessuno, perché ci sono delle responsabilità che vanno prese con le pinze, non solo con le molle, perché il ragazzino cresce da piccolo, tirarlo su, educarlo, ci vogliono gli educatori bravi, quello lì è un pensiero che ci tengo molto, perché l'educazione è quella che fa crescere il bambino, che fa crescere la persona e soprattutto le famiglie, perché se le famiglie si trovano in una struttura adeguata, pulita, ordinata, educatori, penso che siano contenti. La cura della struttura, la cura dell'immagine, la cura dei vostri giocatori, quindi del vostro vivaio, è davvero importante per voi, Presidente? È la cosa, è la cosa, è similare, per dire.
Quindi abbiamo parlato di quello che manca, però parliamo anche di quello che c'è qui a Igea Marina, perché i bambini sono tanti, so che avete le famiglie vicine, uno staff importante, quindi un clima un po' familiare, Presidente. Senz'altro, è proprio una cosa proprio detta giusta così. Quindi le famiglie vicine e un clima sereno con cui poter lavorare nel migliore dei modi. Infatti è il pensiero che abbiamo sempre avuto, che io ho sempre avuto, e che chi mi sta vicino, chi mi segue come dirigente così, vedo che la pensano anche loro in questo modo. Ecco Presidente, se dovesse dire un grazie a chi lo direbbe? A mia figlia, alla Michaela, e lei è la nostra bandiera. Importante, quindi anche il ruolo delle donne all'interno della società Igea Marina non manca. Anche se la Michi è farina del mio sacco. Quindi. Benissimo Presidente, allora diciamolo insieme, forza Mondo Calcio. È Igea Marina. Perfetto, grazie Presidente. Prego.